Amici di Top Planet, siamo qui allo stadio, hanno appena comunicato il pareggio del Napoli a Sassuolo, quindi ora tocca a noi. Manca poco, tre quarti d'ora all'inizio, fino alla fine forza Juve, e ci sentiamo nel post partita. Qui è stato tutto un coro, chi non salta è napoletano, che proseguirà sicuramente più avanti. Ciao Marcello e ciao amici di Top Planet. Dopo partita di Juve-Milan, come molti dei nostri amici di WhatsApp di Top Planet sanno, avevo previsto il 3-1 nel pomeriggio e quindi sono molto contento di aver azzeccato il risultato, e devo dire che mi capita anche parecchie volte, quindi sono particolarmente felice. Quello che non mi aspettavo sicuramente era il pareggio del Napoli col Sassuolo, e invece a distanza di una settimana ci ritroviamo che con tutte le vedove di Allegri e della Juve in crisi, ci ritroviamo dopo una settimana ad avere di nuovo gente che sale sul carro. Molto bene, siamo a più 4. Devo dire che questa sera io a un certo punto allo stadio ho pensato che quasi quasi l'1-1 era il minore dei danni, nonostante avessi previsto il 3-1, visto come stavano andando le cose e vista la traversa di Çalhanoğlu. Poi invece i cambi di Allegri, che peraltro avevo auspicato nell'intervallo, i cambi di Allegri hanno dato la vittoria alla Juve. Non avevo certo previsto di rivedere in campo già stasera Cuadrado, meno male, visto che ha segnato. Ora testa al Madrid, anche se sarà una sfida molto difficile, ma ci proviamo. Per intanto, per il campionato, un piccolo passettino in avanti l'abbiamo fatto, ma come abbiamo potuto notare, qui le cose cambiano di domenica in domenica, quindi stiamo ancora molto accorti. Giochiamo la prossima partita a Benevento per vincere e non come a Ferrara, e poi il tempo dirà se sarà galantuomo. Ciao a tutti.